E adesso andiamo a conoscere meglio l'Ainat Puglia, l'Associazione Neurologi Ambulatoriali e Territoriali, e lo facciamo con un ospite che è in studio con noi, Mauro Palumbo, che è il presidente dell'Ainat. Buon pomeriggio e Buon pomeriggio grazie a lei. per essere con noi. Grazie a lei. Allora, presidente, andiamo a sviscerare un po' meglio, parleremo ovviamente anche di vaccinazioni con lei. Certo. Che cos'è l'Ainat? Qual è la sua funzione? Allora, l'Ainat è un'associazione di neurologi a valenza scientifica che nasce sul territorio per il territorio. Faccio un esempio, una sorta di ponte naturale di integrazione tra ospedale e territorio, tra istituzioni e società scientifiche e anche università e territorio, nonché medici di medicina generale e medici specialisti. Quindi ha come obiettivo, mi scusi, quello di sostanzialmente creare dei protocolli condivisi sul campo, quindi questo è molto importante, specialmente in questo periodo, si parla di Infatti. territorio, di campo, credo che sia importante, e diciamo, programmare, organizzare, pensare a dei percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici per i pazienti, i cosiddetti PDTA. E spieghiamo, infatti stavo per chiederle questo, qual è l'importanza di questi percorsi, come si inseriscono in questo Sì. contesto? Sì, allora i PDTA, come dicevo, sono dei percorsi strutturati a valenza scientifica su quelle che sono delle linee guida ben specifiche. Hanno la valenza è quella di determinare, di creare, di cercare, di seguire il più possibile il paziente sul territorio affinché non si creino delle criticità che poi possono portare a degli scompensi, a dei ricoveri, delle ospedalizzazioni. Quindi credo che basti pensare, ad esempio, alle malattie neurodegenerative, le malattie neurologiche quali ad esempio Parkinson, la demenza, la SLA, la sclerosi multipla, le distrofie muscolari, sono tutte patologie molto importanti che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Quindi questi PDTA è un'attenzione particolare per questi pazienti sul Ecco, territorio. un'attenzione particolare, prendo spunto per Sì. chiederle, questo anno particolare, questo anno purtroppo di Covid, di pandemia, qual è il nesso, la Allora, relazione? sì, allora. Il Covid, quest'anno di pandemia è stato, è inutile dirlo, è stato un anno abbastanza drammatico e che ha visto tanti operatori sanitari sul campo affrontare situazioni difficili, anche pagare, tante volte anche con la vita stessa. Il Covid, io faccio un esempio, parliamo anche del Covid della neurologia, visto che io sono Certo, infatti diciamo, il puntiamo presidente di l'attenzione questa. su questo oggi. Il Covid in realtà cioè, ha anche delle complicanze, dei sintomi neurologici. Basti pensare alla perdita dell'olfatto e del gusto, altro non sono che complicanze neurologiche, perché c'è un interessamento della via olfattiva che va alla corteccia olfattiva oppure della via gustativa che va alla corteccia gustativa. Questo che significa? Questo che significa, ha significato nel corso, noi stiamo ancora studiando, siamo ancora in fase di studio perché è una patologia nuova, come si capirà Ovviamente. benissimo. Però ci sono degli studi importanti anglosassoni, da prima cinesi, adesso ancora italiani, che hanno evidenziato che addirittura il 37%, dal 30 al 40% dei pazienti che hanno avuto il Covid ha manifestato patologie, sintomatologie, patologie neurologiche, quali addirittura accidenti cerebrovascolari, si pensi a ictus, alle forme di epilessia, degli stati confusionali. E quindi Quindi che il potrebbero Covid essere si travesta, esatto, collegati. il Covid si travesta a volte da ictus, questo la gente forse ancora non lo sa, noi abbiamo visto nei pronto soccorsi, lo vediamo sul territorio, a volte si traveste da ictus, a volte si traveste da demenza, da peggioramento di condizioni cliniche della demenza, dementigene o psicotiche, cioè ci sono, e perché questo? Adesso vado un po' più sul tecnico, ma tanto cerco di essere semplice. Sì, il Covid come entra questo virus Infatti. nell'organismo? Entra attraverso un recettore, che altro non è che una porta. Questo recettore si chiama angiotensina 2, ACE2, è presente in tutti i tessuti dell'organismo, ma anche moltissimo nel sistema nell'encefalo. Quindi entrando nell'encefalo, che succede? Determina, attraverso questa porticina che si chiama ACE2, una condizione di neuroinfiammazione. E poi quindi tutte le conseguenze che interessano sia il sistema nervoso centrale che periferico. Per esempio abbiamo visto anche delle sindrome, la sindrome di Guillain-Barré, di Emilian Fischer, cioè delle malattie autoimmuni che si scatenano anche
insomma, a dire la verità, anche in seguito a delle altre infezioni, come tipo l'Epstein-Barr, eccetera, però molto frequenti anche nel Covid. C'è tanto da scoprire. C'è tanto da studiare, noi stiamo vedendo tanto, anche in ambito neurologico, ecco perché c'è un'importanza notevole da questo punto di vista. Parte tutto di qua, possiamo dirlo? Se parliamo di long Covid, di cosa stiamo parlando? Allora, a proposito di tanto da scoprire, davvero... abbiamo davvero tanto da valutare, da conoscere. Long Covid è una sindrome post-Covid a lungo termine, cioè significa che i pazienti che magari guariscono, no, dal Covid e quindi magari si pensa che non ce l'abbiano più perché sono negativizzati, non hanno più problematiche respiratorie, ma abbiamo visto che non è soltanto respiro il Covid, manifestano una sintomatologia caratteristica di tipo psichico, ma che, da non confondere con lo stress psicosociale da deprivazione che un po' caratterizza, che sappiamo che un po' tutti ne soffriamo di questo stress purtroppo da deprivazione sociale, però è una vera e propria patologia, una sindrome psichica che sta nascendo e che colpisce soprattutto i giovani. Ecco, anche questo è un aspetto da approfondire in termini di ricerca, e l'INAT speriamo possa contribuire in questo senso, perché è comunque un'associazione a valenza scientifica. Quali sono i vostri obiettivi? Allora, gli obiettivi sono tre, sono soprattutto tre, io mi concentrerei su tre obiettivi. Il primo è cercare di potenziare sempre di più le reti assistenziali, di cui si parla tantissimo in questi anni, di cui si sta parlando, però in realtà c'è ancora molto da lavorare. Lavorare molto su PDTA, su quei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali di cui parlavo prima. Faccio un esempio: in Puglia nel 2018 noi abbiamo un PDTA che è in atto, eccetera, che riguarda la malattia di Parkinson nell'ambito delle malattie neurodegenerative, ma c'è un PDTA ultimissimo che riguarda le SLA, che per esempio però nell'ambito delle malattie rare. Cioè potenziare molto il PDTA e far sì che questo famoso ponte di cui parlavo prima arrivi sempre di più, oltre che a collegare, che ne so, il territorio, l'ospedale, l'università, le società scientifiche, eccetera, anche arrivi sempre di più al paziente, perché il territorio vuol dire il paziente, sostanzialmente il paziente, il territorio. Noi siamo soltanto, le persone che stanno sul campo in maniera diretta, in maniera primaria, principale, subito, nell'immediato, affrontare questo tipo di situazioni. Quindi il paziente deve essere collegato tramite questo ponte e in maniera tale che sempre di più tutti quanti si impari che il concetto che base, che è importante secondo me, cioè le onde non si possono fermare, però si può imparare a cavalcarle. Questo è il concetto importante. In questo senso, sentivo prima i servizi che riguardavano il vaccino, credo che sia fondamentale la vaccinazione. Io sto battendo anche affinché si capisca sempre di più l'importanza della vaccinazione. Mi piace molto l'iniziativa della Regione Puglia, che è stata la prima regione in Italia a rendere obbligatorio il vaccino a livello di medici, perché non si può andare sul fronte senza il metto. Mi consenta un altro esempio così, è vero. È così, insomma, è impossibile non possiamo difendere sul campo dobbiamo proteggere per proteggere gli altri. Grazie tantissimo per essere stato con noi e per aver approfondito alcuni aspetti che magari fino ad oggi erano sconosciuti a molti. Grazie ancora. Grazie.